Allora, cari amici di Alma Star Magazine, io vi porgo un grande saluto affettuoso. Sono Pietruccio Montalbetti, il fondatore, uno dei fondatori di un gruppo, diciamo, storico che si chiamano i Dick Dick. È una storia che dura da 50 anni, ma in questi anni, oltre a fare tanti concerti come li stiamo facendo adesso, io ho cercato di realizzare e sto realizzando anche i miei sogni. Il mio sogno da ragazzo non era certo quello di fare musicista, però devo dire che abbiamo messo a segno tante canzoni, tipo Sogno della California, Senza luce, Primo giorno di primavera, Il vento, Avendo casa. Ma con ciò il mio vero sogno era quello di fare l'esploratore. Non solo quello ho fatto anche un disco che potete vedere, che si chiama Niente, grazie alla collaborazione di Robby Mattano, che è l'unico che ha veramente scoperto Lucio Battisti, che è il nostro, che è il mio produttore per una grande casa discografica che è la SAR. Il disco si chiama Niente, ma dentro Niente c'è tutta la mia vita, c'è il mio pensiero. Oltre a questo, io ho viaggiato in solitario per il mondo, sono stato in India, in Pakistan, ho scalato montagne in Tibet, in Africa, ho fatto il Kilimanjaro, ho fatto la Aconcagua, i 7.000 metri della Aconcagua, e ho scoperto anche, a parte che tutto questo mi è servito per capire meglio un po' me stesso, è un viaggio in solitario che faccio da anni e che continuo a fare, anche per capire delle altre che non esiste solamente un mondo virtuale, ma un mondo che esiste, un mondo reale, di gente, indios, che vivono in funzione della natura. In tutti questi anni ho anche scoperto la mia vena letteraria, questo che vedete è la mia Amazzonia, terra degli uomini invisibili, ed è il quinto libro che io pubblico, gli altri ne ho un altro pronto e altri sette. Tutto questo grazie al fatto che viaggiando ti si apre molto la mente. Questi indios sono una cosa meravigliosa perché mentre noi stiamo distruggendo la natura, loro la rispettano, vivono in funzione della natura. In questo libro c'è un racconto molto lungo, fatto in prima persona, sono 55 giorni di giungla con avventure di cui leggendo qualcuno magari si può anche impressionare, qualcuno mi chiede le solite domande, cosa mangio, ma se lo leggete vedete che capirete tante cose, perché in fondo noi stiamo distruggendo una cosa che ci fa vivere, che è la natura, perché noi abbiamo bisogno della natura, la natura non ha bisogno di noi e noi non la stiamo rispettando. Gli Indios hanno un vero rispetto, vivono in funzione della natura. Se un giorno la natura scomparisse, l'umanità scomparirebbe. Se un giorno noi scompariremmo, la natura continuerebbe a progredire e a vivere. Quindi buona lettura e buon ascolto da parte di Pietruccio, un fondatore del gruppo i Dick Dick. Ciao a tutti i Alma Star Magazine, Alma Star Magazine, ciao ciao!